Un'operazione cospicua da 738.000 euro complessivi per un comune con meno di 2.000 abitanti che però intende onorare la propria storia, il proprio borgo gonzaghesco. Parliamo di San Martino dall'Argine, che fissa come opera pubblica principale per i prossimi 2 anni la riqualificazione del centro e della piazza grazie al bando Borghi Storici della Regione Lombardia, che ha portato ben 509.000 euro di finanziamento, in pratica il 70% del totale dell'operazione. In effetti il bando prevede proprio l'inizio dei lavori entro maggio 2022 e dureranno sicuramente per un annetto perché i lavori sono importanti. È un contributo veramente fantastico, è veramente una grande gioia averlo avuto questo contributo, anche perché San Martino si è piazzato secondo in tutta la Lombardia. Evidentemente il progetto è piaciuto e prevede non solo la pavimentazione della piazza, ma anche il collegamento della piazza stessa al ciclabile del fiume Oglio attraverso appunto una ciclabile che costeggia la strada provinciale. Ai primi due progetti elencati dal sindaco Renoldi si aggiunge anche un terzo, ossia la ristrutturazione dell'ex cinema comunale, sempre in centro. Il rendering del progetto mostra una piazza completamente diversa e fa venire, per così dire, l'acquolina, come ammette lo stesso primo cittadino. Vediamo l'ora di iniziare i lavori e di dare finalmente una piazza a San Martino dopo tanti anni che c'è ancora la ghiaia, proprio come c'era tanti anni fa, insomma, e ovviamente non vediamo l'ora di cambiarla questa cosa.